si è svolto lo scorso 14 novembre nella sala Agapè dell'Istituto Alberghiero Salvemini il convegno Rossini tra musica e gastronomia, organizzato dall'associazione Fasano Musica per presentare la sua 36esima stagione concertistica. Un evento nato dalla collaborazione tra Emma Castellaneta, vicepresidente di Fasano Musica, e la dirigente del Salvemini, Rosanna Cirasino, per onorare i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, che oltre ad essere stato uno dei più grandi compositori al mondo, è stato un gran gourmet e ha vissuto appieno la sua profonda passione per la cucina ed il cibo. Dopo i saluti di rito della vicepresidente Castellaneta e della dirigente scolastica Cirasino, ha preso la parola il critico musicale e giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Ugo Sbisà, moderatore del convegno. Il giornalista ha coinvolto nel dibattito il dottor Massimo Biscardi, sovrintendente e direttore artistico del Teatro Petruzzelli di Bari, nonché primo direttore artistico, 35 anni fa, dell'allora neonata Fasano Musica. A seguire, l'intervento molto preciso e ricco di aneddoti del maestro Nicola Scardicchio, compositore e direttore d'orchestra, che ha esaltato il numeroso e selezionato pubblico presente in sala. Abbiamo chiesto a Emma Castellaneta, Massimo Biscardi, Nicola Scardicchio e Rosanna Cirasino qual è l'importanza di questo connubio tra scuola e musica, tra cucina e arte musicale. Io credo che questo sia un progetto davvero importante. È stato condiviso e ideato appunto con la dirigente dell'Istituto Alberghiero, professoressa Rosanna Cirasino. E io penso che l'obiettivo, diciamo, di questo progetto è portare i giovani in teatro. E penso che sia l'obiettivo poi del nostro lavoro, diciamo l'obiettivo primario. Vogliamo i giovani in teatro e quindi mi ha fatto molto piacere notare l'entusiasmo non solo dei professori ma anche dei ragazzi nell'elaborazione appunto di questo progetto. Beh, ci sono due cose importantissime nella vita, una cosa è il cibo sicuramente e un'altra cosa importantissima è la musica, senza l'una e l'altra non si vive bene. Se il cibo è di qualità e se la musica è di qualità, la vita è un'altra cosa, diciamo. Per cui un connubio come questo, in un posto come questo, mi pare un fatto molto importante. Sviluppare la qualità dell'una e dell'altra cosa. Invitare a teatro chi si occupa di cucina, di cibo, di alta qualità, chi è professionista in questo campo. E per i musicisti venire in un luogo come questo è un segnale di attenzione degli uni verso gli altri. Beh, mai come con Rossini, naturalmente, musicista che era famoso gastronomo, amicissimo di Antonin Carême, tanto per intenderci, ma che uno dei motivi per cui era stato molto amico di Barbaia, il suo impresario, è stato poi l'inventore della barbaiata, che è stato uno degli argomenti in comune. E Rossini è un grandissimo musicista, uno dei più grandi musicisti che abbiamo avuto non solo in Italia ma in tutto il mondo, e che dava al nutrimento la stessa importanza della cultura musicale, considerando che in effetti il nutrimento spirituale, il nutrimento fisico con i giusti cibi sono fondamentali per la vita di una persona, insomma. Ed era uno che ci teneva tantissimo, ci sono moltissimi aneddoti legati a questo e ovviamente vale sempre la pena di ricordarsene. Siamo nell'Istituto Alberghiero, che sono felice di rappresentare questa sera per il connubio che si deve svolgere in questo spazio scenico che è la Sala Agape, che rappresenterà quello che è appunto la simbiosi, una simbiosi unica tra quello che è il cibo e la musica. E a 150 anni dalla morte di Rossini, io penso che sarebbe appunto utile dare il significato giusto a quello che la scuola spesso non fa, e che è appunto quello di avvicinarsi al mondo musicale, in quanto spesso noi usiamo all'interno della scuola quelle che sono, possiamo dire,
l'oggettività delle cose, mentre andrebbe più valorizzato quello che è il sentimento, quello che è appunto l'espressione, che possa essere sia in un piatto sia in un brano musicale. Rossini infatti è stato valorizzato tantissimo anche dalla filosofia hegeliana, proprio per questo suo slancio, diciamo che era un po' designato come pop, e io penso che i giovani possano avvicinarsi al suo slancio, che non era recepito nella sua contemporaneità. I giovani vanno avvicinati alla musica e al sentimento, infatti penso che i due elementi fondamentali per un sentimento universale che possa unire la collettività sono proprio questi, sono sia il cibo che la musica. Quindi a livello, io penso, sono i due elementi fondamentali perché l'uomo possa rivedersi un attimo, dato che con l'oggettività e l'omologazione abbiamo perso un po' quello che è la vera dignità dell'uomo nella sostanza dei sentimenti e delle espressioni. Quindi grazie a Fasano Musica per questa occasione, e noi siamo felici appunto di creare questa opportunità che dovrà portare nel piano dell'offerta formativa anche un progetto che possa avvicinare i giovani appunto alla musica. Il convegno si è diviso in tre momenti ben distinti, sempre legati dal filo conduttore rossiniano: la conferenza, l'esibizione al pianoforte della compositrice Daniela Mastrandrea e per concludere il ricco banchetto. La pianista monopolitana, nonostante la giovane età, è una delle più autorevoli artiste pugliesi conosciute a livello internazionale e ha incantato il pubblico con una rivisitazione in chiave jazz delle arie rossiniane. Al termine dell'esibizione c'è stata una presentazione molto particolare del suntuoso buffet realizzato dai ragazzi del triennio, ispirato alla cucina rossiniana. Buonasera. Mangiare, amare, cantare e digerire sono, in verità, i quattro atti di questa opera buffa chiamata Vita, e che svanisce come la schiuma di una bottiglia di champagne. Chi la lascia sfuggire senza averne goduto è un pazzo. Rossini aveva fatto di queste considerazioni la sua filosofia di vita. Grandissimo esperto di gastronomia e insaziabile e goloso, non sapeva rinunciare alle eccellenze. Cercava di trarre dai fornelli le stesse armonie del pianoforte. La sua tavola era un susseguirsi di accordi cui contribuivano l'agricoltura e l'artigianato di mezza Europa. Da Napoli faceva arrivare i maccheroni, dall'Umbria i tartufi, dal Piemonte il gorgonzola e gli stracchini, da Milano il panettone e da Bologna la mortadella. Dalla Spagna i prosciutti, dalla Francia il foie gras e dall'Inghilterra i formaggi piccanti. La sua cantina custodiva bottiglie di champagne, prosecco, sherry, marsala e bottiglie di porto della riserva di Casa Reale. A lui i grandi chef hanno dedicato ricette e menù, entrate a far parte della cucina internazionale. La passione di Rossini per il buon cibo lo ha spinto a partecipare e organizzare banchetti con i suoi amici, per condividere le sue creative ricette gastronomiche. Questa sera noi studenti abbiamo interpretato alcuni dei piatti più amati dal maestro. Nell'ouverture abbiamo insalate, stuzzichini fritti, patè di salumi, creme di formaggio, frittate di tartufi e l'amatissimo prosecco. Il tutto ricorda le opere inedite, come Peccati di vecchiaia, suonate al pianoforte, che Rossini chiamava antipasti.
L'area del riso, così come confidenzialmente chiamavano la grande opera, l'area di Tancredi, è un riso carnaruli, con lamelle di tartufo, mantecatura al tuorlo d'uovo e parmigiano. Il duetto gourmand ricorda la grande passione del maestro per la pasta ripina, con fegatini e tartufi golosamente ricoperti da una salsa al formaggio. Il secondo piatto è un dindo farcito, in onore del tacchino ripino e tartufi, tanto magnificato in ogni biografia sul maestro, che con sua stessa missione ricorda con dispiacere di aver pianto 3 volte nella sua vita, quando fu fischiata la sua prima opera, quando sentì suonare Paganini e quando, durante una gita in barca, gli cadde il tacchino farcito in acqua. Durante il suo soggiorno parigino, Rossini conobbe il divino chef Antonin Carême, che diventò suo grande amico e consigliere culinario. A lui dedicò finissimi pasticcini alla crema e una torta morbida e fragrante di mele e burro, a simboleggiare l'ultima opera del maestro Guglielmo Tell. La barba giada ricorda invece il periodo che Rossini trascorse a Napoli durante la composizione dell'opera L'Otello. Qui Rossini passava intere giornate seduto ai tavolini dei caffè napoletani, sorseggiando uno speciale caffè con aggiunta di cioccolata e panna, questa sera reinterpretata con il panettone. Preparerò una cenetta deliziosa. Fidatevi di me. Farò il meglio per i nostri graditi ospiti. Che la festa continui. Gli addetti alla sala hanno servito l'antipasto ouverture, ovvero cocktail di fragole e prosecco, insalate, sfoglie con patè di salumi, frolle con formaggi lievitati, fritti e frittate. Per i primi, aria di riso fatto con riso carnaroli, porcini, lamelle di tartufo e crema d'uovo. E duetto gourmand, composto da maccheroni, tartufo, fegatini, funghi e salsa crema. Mentre per il secondo piatto è stato servito il dindo con note di tartufo, tacchino farcito con patè di tartufo. E per concludere, trionfo di Carême, bignè, torta di mele e barba jada.